Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come fare questo cappello. È un bellissimo cappello, come vedete, dipende per chi lo state per fare. La testa qui dipende, la grandezza qui dipende per chi state per fare, per fare questo cappello. Io l'ho fatto per una bambina, la taglia per una bambina. Cominciate con le catenelle, dobbiamo cominciare con 6 catenelle. Andiamo alla prima catenella e chiudiamo con una mezza maglia alta. Adesso cominciamo con 2 catenelle e dobbiamo fare 11 mezze maglie alte. 11 e con le catenelle solo 12, ma voi dovete fare 11 mezze maglie alte e le catenelle servono come una mezza maglia alta, e allora in tutto dovete avere 12 con le catenelle. Allora, 11 maglie alte con le catenelle sono 12 mezze maglie alte. Continuate così. La prima è pronta, come vedete, e la chiudiamo con una mezza maglia alta. Cominciamo con la seconda riga, 2 catenelle, 1 e 2. Dobbiamo fare una mezza maglia alta dove abbiamo le catenelle. Andiamo alla prossima catenella e facciamo una mezza maglia alta. E nella prossima dobbiamo fare 2 mezze maglie alte. Nella prossima catenella. Scusate. 2 mezze maglie alte. Nella prossima una mezza maglia alta. E nella prossima 2 mezze maglie alte. Allora questa riga dovete fare 2, cominciate con 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sempre così. Questi sono 2 e questa è una mezza maglia alta. Nella prossima 2 e continuate tutta la riga così. La riga è pronta e la finite con una mezza maglia alta, mezza maglia bassa, una maglia bassissima, 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta dove abbiamo le catenelle. Adesso dobbiamo fare nelle prossime 2 catenelle una mezza maglia alta in ogni catenella. Questa è la prima. A questo punto dobbiamo sempre lavorare con una mezza maglia alta, 1 e 2. E nella prossima 2 mezze maglie alte, 1 e 2. Queste 2 e 1 e 1. 1, 1 e 2, sempre così questa riga. Altra maglia mezza maglia alta, 1, un'altra nella prossima. E nella prossima 2, una nello stesso posto, 2, un'altra mezza maglia alta nella prossima, una e un'altra nella prossima. E nella prossima dobbiamo fare 2 mezze maglie alte, sempre nello stesso posto, una e 2. E continuate tutta la riga così, una, 2, una, 2. La riga così. Anche questa riga è pronta, cominciamo la prossima, 2 catenelle e facciamo lo stesso, una mezza maglia alta nello stesso posto dove abbiamo fatto le catenelle. E adesso dobbiamo fare 3, 1, 2, 3 nei prossimi 3 catenelle e nella prossima 2 mezza maglia alte nello stesso posto, 1 e 2, sempre nello stesso posto. Adesso 3, 1, 2, scusate, e 3, e nella prossima catenella dobbiamo fare 2 mezze maglie alte insieme, 1 e 2, altre 3, 1, 2,
capature. E altre due nello stesso posto. Una e due. E continuate tutta la riga così. Cominciamo la prossima con 2 catenelle, sempre una mezza maglia alta nello stesso posto dove abbiamo fatto le catenelle. Adesso dobbiamo fare 4. Poi 2 insieme. 1 2 3 e 4 e 2 insieme. 1 e 2. Altre 4. 1 2 3 e 4 e altre 2 insieme. 1 e 2. E continuate tutta la riga così. Cominciamo la prossima, altre 2 catenelle e una mezza maglia alta nello stesso posto dove abbiamo fatto le catenelle. Adesso dobbiamo fare 5 mezze maglie alte. 1 2 3 4 e 5. E nella prossima dobbiamo fare 2 nello stesso posto, 1 e 2. E andiamo di nuovo altre 5 mezze maglie alte nelle prossime 5 catenelle. 1 2 3 4 e 5 e 1 e 2 nello stesso posto. 1 e 2. E continuate tutta la riga così. 5 2 5 2. La riga così. Cominciamo la prossima, di nuovo lo stesso, 2 catenelle, una mezza maglia alta nello stesso posto. E adesso dobbiamo fare 6. 1 2 3 4 5 6 e 2 nello stesso posto. 1 e 2. Altre 6. 1 2 3 scusate, 4 5 6 e 2 nello stesso posto. 1 e 2. Continuate così, 6 2 6 2. Cominciamo la prossima, 2 catenelle, una mezza maglia alta nello stesso posto. Adesso dobbiamo fare 7. 1 2 3 4 5 6 e 7 e 2 mezze maglie alte nello stesso posto. 1 e 2. Altre 7. 1 2 3 4 5 6 e 7 e 2 nello stesso posto. 1 e 2. E continuate tutta la riga così. Cominciamo di nuovo la prossima, sempre con 2 catenelle e una mezza maglia alta. E adesso dobbiamo fare 8 mezze maglie alte. 1 2 3 4 5 6
7 e 8 e 2 mezze maglie alte nella prossima catenella, nello stesso posto 2, 1 e 2 e facciamo altri 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e altre 2 nello stesso posto, 1 e 2, continuate tutta la riga così. E facciamo l'ultima, 2 catenelle, una mezza maglia alta. E adesso dobbiamo fare 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 2 mezze maglie alte nello stesso posto. Altre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 2 nello stesso posto. E dovete continuare tutta la riga così. Poi dipende quanto grande per chi la state facendo, la testa della persona per chi state facendo. Se è più grande dovete fare più righe e aumentare di più. Io ho finito aumentare, questa è l'ultima riga, e adesso comincio le righe senza aumento. Ma come vi ho detto, dipende per chi state facendo questo cappello, la testa per la persona della persona per cui state facendo, per chi state facendo questo cappello. Adesso cominciamo la riga, queste righe sempre senza aumentare. Allora dovete fare una mezza maglia alta in ogni catenella che abbiamo, una mezza maglia alta in ogni catenella che abbiamo. E come vi ho detto, righe fate dipende per chi state facendo questo cappello, per la testa della persona per chi state facendo questo cappello. Continuate con una mezza maglia alta in ogni catenella, le righe che dovete fare, tutte le righe così. Io ho fatto tutte le righe che ho bisogno, di cui ho bisogno. Ho fatto altre 11 righe qui, ho fatto altre 11 righe, e voi, come vi ho detto, fate, dipende per chi state facendo questo berretto. Io lo sto facendo per una bambina. Adesso dobbiamo continuare vi faccio vedere come continuare questo cappello. Cominciate col fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andate dietro 3 punti, 1, 2, 3, andate dietro 3 punti, 1, 2, 3 e scendete 3 righe, 1, scendete 3 righe da qui, 1, 2 e 3. Questa è la prima, la seconda e la terza. Dovete andare alla terza, mettere l'uncinetto qui e chiudete con una maglia bassissima. Poi dobbiamo lavorare su questi, nelle queste, in queste catenelle. Facciamo una maglia bassa e 6 mezze maglie alte qui nelle catenelle. 6 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6
e finite con una mezza maglia o con una maglia bassa. Andate nelle prossime 3 catenelle e fate 3 mezze maglie alte nelle prossime 3 catenelle. Questa è la prima, la seconda e la terza. Adesso dobbiamo fare 6 catenelle. Qui ho fatto uno sbaglio, sto contando le righe andando dietro, qui ho fatto uno sbaglio, ma vi faccio vedere come si fa. Qui dovevo fare 6 catenelle prima, ma come vi ho detto ho fatto uno sbaglio. Sto continuando con lo sbaglio, ma poi mi accorgo che sto facendo uno sbaglio. Perché io faccio questo video in inglese e adesso lo sto traducendo in italiano. Questo l'ho già fatto in inglese, ho tolto l'audio e lo sto facendo in italiano. Allora, come vi ho detto, 3 mezze maglie alte nelle prossime 3 catenelle, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Scendete 3 righe, 1, 2, 3 e andate indietro 3 punti, 1, 2, 3. E andate nel punto e fate una maglia bassissima. Di nuovo andate nelle catenelle, una maglia bassa e 6 mezze maglie alte nello stesso posto dove avete fatto le catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e una maglia bassa lì. Di nuovo andate nelle prossime 3 catenelle e fate 3 mezze maglie alte. 1, 2 e 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Scendete 3 righe, 1, 2, 3 e andate indietro 3 punti. 1, 2, 3. Andate nel punto e fate una maglia bassissima. La chiudete con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare una maglia bassa nelle catenelle e 6 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e una maglia bassa. Altre 3 mezze maglie alte nei prossimi punti, nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3 e continuate tutta la riga così. Adesso fate 6 catenelle, scendete 3 righe, andate indietro 3 punti e fate lo stesso come abbiamo fatto qui, tutta la riga così. La riga è pronta, come vedete, la parte superiore del cappello, come vedete. Adesso facciamo una catenella. Dobbiamo andare in ogni mezza maglia alta che abbiamo mettendo l'uncinetto da dietro, così come sto facendo io, da dietro così, e facciamo una mezza maglia alta. Nella prima facciamo 2 nello stesso posto, facciamo 2. Nella prossima dobbiamo fare soltanto 1, sempre mettendo l'uncinetto di dietro. Andiamo alla prossima, facciamo 2 nello stesso posto.
Facciamo due nello stesso posto. Una e due. Così, prima due, una, due, saltiamo questa, andiamo in questa e dobbiamo fare una, andiamo alla prossima e dobbiamo fare due, una e due, nella prossima una. Sempre il ginetto da dietro. Saltiamo questa, andiamo alla prossima, dobbiamo fare due in questa. Allora dobbiamo fare sempre una, due in questa riga. Una e due. Nella prossima una soltanto. E nella prossima due. Come vi ho detto, una, due, una, due, una, due. Continuate così. In questa dobbiamo fare due. E continuate tutta la riga così. La riga è pronta. Cominciamo la prossima riga con una catenella di nuovo. Andiamo alla prima di nuovo da dietro, mettendo l'uncinetto da dietro. Facciamo una mezza maglia alta. Una e due. Nella prima dobbiamo fare due. Nella seconda dobbiamo fare una soltanto. Un'altra qui. E nella prossima dobbiamo fare due. Adesso dobbiamo fare due, una, due, due, una, due, in questa una, un'altra una, e nella prossima due. Allora, come vi ho detto, una, due, una, due. Continuate tutta la riga così. Adesso una. Una. E due. E dovete continuare così. Una, due. Tutta la riga così. Sempre da dietro, mettendo l'uncinetto da dietro. Una, due, una, due. Tutta la riga così. Adesso le prossime righe le dobbiamo fare come abbiamo fatto prima. Cominciamo con due catenelle e dobbiamo continuare normale come abbiamo fatto prima. Una mezza maglia alta in ogni catenella che abbiamo, non mettendo l'uncinetto da dietro. Una mezza maglia alta in ogni punto che abbiamo. Tutta la riga, questa riga e le altre righe che proseguono. Questa riga. Poi dipende quanto grande la volete fare. Sempre una mezza maglia alta in ogni catenella che abbiamo. La grandezza dipende da voi quanto la volete grande. Continuate con questa riga come sto facendo io. E vedrete quanto la volete grande, questa parte del cappello. Continuate con una mezza maglia alta in ogni punto. Questa è la grandezza che ho fatto io, come vedete, se voi la volete più grande, continuate con più righe. Fate più righe. Adesso qui dobbiamo fare come abbiamo fatto qui, questo qui. L'ultima riga la dobbiamo fare come quella. Cominciamo con 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Andate dietro 3 punti. Indietro 3 punti. 1, 2, 3 e andiamo. Scendiamo 3 righe. 1, 2, 3. Andiamo qui e facciamo una mezza maglia. Una maglia bassissima, la chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare nelle catenelle come abbiamo fatto prima. Cominciamo con una maglia bassa e 6 mezze maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque e 6 e finiamo con una maglia bassa. Altre 3 maglie, mezze maglie alte nei prossimi catenelle. 1, 2 e 3. Altre 6 catenelle. Scendete 3 righe, ma prima dovete fare le 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Scendete 3 righe, andate indietro 3 punti, 1, 2, 3. Andiamo nel punto. E facciamo una mezza, una maglia, chiudiamo con una maglia bassissima. Andiamo nelle catenelle, una mezza maglia, una maglia bassa e 6 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e una maglia bassa. E dovete continuare tutta la riga così. Poi fate altre 3 mezze maglie alte nei prossimi punti come abbiamo fatto qui. Continuate tutta la riga così. E questo è il risultato finale come viene il cappello. Come avete visto non era così difficile da fare. Spero che abbiate capito quello che stavo facendo e che lo proverete. Ciao per adesso!